Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Buongiorno, bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con la informazione di Alghero Channel. Oggi vi trasmettiamo in diretta dalla terrazza di Bruno e Stefania Zenobi, che ringraziamo. Ieri mattina, brutta sorpresa per chi da Alghero voleva volare verso Linate. Il primo volo del mattino verso lo scalo milanese è stato infatti cancellato senza alcun preavviso. Tra i passeggeri rimasti a terra anche il sindaco di Alghero Mario Bruno, che era atteso a Monza al Gran Premio dal presidente dell'ACI nazionale Angelo Sticchi Damiani. Preannunciata dall'assessore regionale dei trasporti Carlo Careddu, l'applicazione delle sanzioni previste nel contratto di servizio. E restiamo in aeroporto, visto che ieri proprio l'assessore ai trasporti Carlo Careddu ha partecipato a un incontro con i vertici della Sogeal, chiedendo di limitare i ventilati licenziamenti che hanno provocato la convocazione di uno sciopero per venerdì 8. Il rappresentante dell'esecutivo Pigliaru, che alla fine si è mostrato prudentemente ottimista, ha assicurato massima attenzione da parte della regione per potenziare lo scalo algherese, chiedendo però la tutela dell'occupazione. E passiamo alla politica. Si avvicina il 12 settembre, data indicata dalla Regione per lo scioglimento dei consigli comunali che non hanno ancora approvato il bilancio 2016. Per questo il Consiglio Comunale di Alghero è stato convocato alle 9 di sabato 9 settembre e in seconda convocazione alle 18 di lunedì 11, ultimo giorno utile. Mario Bruno avrà il numero per proseguire? L'opposizione si compatterà per la spallata finale o lascerà che la maggioranza approvi da sola il documento? Tra pochi giorni la risposta. E questa sera alle 20.30 il chiostro interno del Qualtè, ingresso da via Carlo Alberto, ospiterà il concerto per la pace. Dopo l'attentato di Barcellona del 17 agosto, il catalano Dani Janet e l'algherese Mauruselli proporranno un concerto di chitarra classica e flauto perché sulle note della miglior musica possano essere affossati i peggiori istinti di divisione e odio. Il concerto, con ingresso libero, voluto e promosso dal Comune di Alghero con il supporto della Fondazione Meta, vuole essere la testimonianza diretta e sentita degli algheresi che intendono partecipare con la propria testimonianza di civiltà, pace, tolleranza e apertura al mondo. Ora diamo la linea alla regia per 10 secondi di pubblicità e poi torniamo qui in diretta. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. E chiudiamo con il calcio di Serie C, seconda vittoria consecutiva per l'Olbia allenata dall'algherese Mauro Giorico, che ha sbancato per 1-2 il Carlo Zecchini di Grosseto contro il Gavorrano, grazie alle reti di Geroni e Pisano. La zecchina di un altro tecnico algherese, Bernardo Medeu, si è invece fatta sorprendere per 1-3 al Bruno Nespoli di Olbia dalla Viterbo Castrense. Inutile il gol di Vano. Vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Alle 14, spazio allo speciale manualmente, arte e cuore mente. Anche il nostro Paolo Calaresi ha messo in campo il suo cuore e la sua arte per dare giusto risalto agli artisti che stanno esponendo le loro opere, autentici gioielli rinchiusi nello scrigno nascosto di Piazza Pino Pires. Ci prepariamo per darvi un'informazione pulita, veloce e obiettiva. Ogni giorno è la passione che ci guida a svolgere il nostro lavoro. Ogni giorno l'unico pensiero che abbiamo è solo uno. Ogni giorno vogliamo starvi vicini per trasferirvi quello a cui teniamo di più, l'amore incondizionato per Alghero. Alghero TG Express.